Ansa Voice. Abbiamo portato sul palco un argomento tabù che ci tocca da vicino. Non parlarne sarebbe stato un suicidio, hanno spiegato la SED, che all'Ariston hanno acceso i riflettori su temi come la salute mentale e i suicidi. Da piccolo sono stato bullizzato perché ero grasso e molto timido. La musica è stato il mio migliore amico, la mia alternativa sociale, ha raccontato Alfa incontrando i giornalisti. E soprattutto Giovanni Allevi, tornato sul palco dopo 2 anni di assenza per le cure di un mieloma, ha testimoniato in modo potente e anche molto commovente come la malattia e la sofferenza lo abbiano aiutato a scoprire una nuova visione del mondo e delle cose. Nel festival che ha messo al bando i baci proibiti e archiviato i monologhi divisivi, a trovare spazio sono fragilità, dolore e soprattutto le mille insicurezze della generazione Z, quel buio dentro che si manifesta tra debolezze post-Covid, ansia di fallire, disturbi psicologici, atti di autolesionismo. Sono Angela Maioli, inviata dell'ANSA al Festival di Sanremo. Sad vuol dire triste, ma quella tristezza ha creato una famiglia. All'inizio eravamo solo in 3, oggi siamo molti di più. Ci siamo incontrati nel dolore, ma è stata una opportunità di crescita e di condivisione. Per uscirne però abbiamo dovuto parlarne, ha spiegato Matteo Botticini, che è uno dei componenti della SED, in gara con il brano Autodistruttivo. Sul palco durante la loro performance 3 persone sono apparse con dei cartelli con le scritte "Non siete voi, sono io, non so perché lo faccio, io so solo che non voglio più soffrire" e poi tutti hanno fatto vedere, mostrato la stessa frase "Non parlarne è un suicidio". È scoppiata in un pianto liberatorio Big Mama alla fine della sua performance con il suo brano "La rabbia non ti basta", un pezzo che punta il dito contro bullismo e violenze verbali e psicologiche che lei stessa ha subito e continua a subire sulla sua pelle. È tornato al passato anche Mahmood, che nella sua canzone autobiografica Tuta Gold fa riferimento al bullismo vissuto da adolescente, nonché al padre con cui ha avuto un rapporto complicato, come ha già cantato in Soldi. "Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori delle medie le ho prese e ho pianto, dicevi tornatene al tuo paese", recita la canzone. Ma l'artista spiega: "Quello che mi interessa oggi è raccontare come sono arrivato ad essere quello che sono". Anche Mr. Rain torna sulle fragilità personali con 2 altalene e anche il 3, il quale canta "Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa. Il senso di colpa mi fa sentire una bestia". La canzone si chiama Fragili ed è dedicata a una relazione finita male. Siamo tutti un po' fragili, l'importante è saper convivere con i propri demoni interiori, ha spiegato il rapper romano, che ha voluto anche uno spazio civico al centro di Sanremo, che porta proprio il suo nome d'arte, ed è un punto di ritrovo per i giovani anche con specialisti della materia. Tra l'altro ieri sempre il 3 ha organizzato un incontro con Parole Ostili, che è una onlus che si occupa di lottare contro la comunicazione ostile, e ha invitato anche alcuni studenti per sensibilizzarli appunto sull'importanza delle parole e del rispetto degli altri. Gali, nella canzone che si chiama Casa Mia, canta "Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è". È un brano che è un po' anche una storia di rivalsa di un giovane figlio di immigrati tunisini in Italia. E se Alessandra Amoroso ha scelto la ribalta della sala stampa del festival per una denuncia shock della valanga d'odio online da cui è stata travolta, Marco Mengoni in qualche modo ha codificato l'orgoglio della fragilità. "Non bisogna uscirne, ma trovare gli strumenti per gestirla", ha detto.